Ciao a tutti! Allora, prima di iniziare questo video volevo farvi una comunicazione. Alcuni di voi già lo sapranno, però ogni volta mi scordo di dirlo, mi è venuto in mente adesso, quindi ve lo dico. Ho creato su Google Plus un gruppo, vi lascio poi il link di quel gruppo giù nell'info box. Praticamente è un gruppo dove chiunque può andare lì e condividere i propri post dei blog o i propri video per appunto farsi conoscere, farli leggere a più persone. Ovviamente il gruppo è aperto anche a chi non ha un canale YouTube o un blog, ma semplicemente vuole appunto leggere delle recensioni, guardare dei video e magari scoprire anche persone nuove da seguire. Quindi è aperto a chiunque, chi vuole può cliccare giù nel link appunto del gruppo e unirsi. Mi sembrava una cosa carina da fare e quindi niente, trovate tutto giù. Parto con il video e questo è un video progetto smaltimento make-up. Allora, non starò a darmi una data precisa perché molto spesso io mi trucco la sera, perché il giorno prevalentemente vado al mare, non ho proprio il tempo di truccarmi e uscire. Capitano le sere che io sto a casa, quindi non mi trucco. Diciamo che i prodotti che ho messo in questo smaltimento, sono, dei prodotti che ho intenzione di utilizzare ogni volta che mi trucco, in modo da finirli il prima possibile. Quindi non ho un tempo, non mi do un tempo prestabilito, però cercherò di usare solamente questi in modo da finirli più velocemente possibile. Vi faccio vedere che cosa ho messo in questo progetto smaltimento. Allora, intanto ho messo due mascara, sono tutti e due biologici e li ho messi perché, essendo biologici, altrimenti vanno a scadere e siccome non mi piacciono tantissimo, avevo iniziato un po' ad accantonarli e quindi li sto riprendendo adesso. Uno è questo qua di Alverde, XXL volume, che è questo. Sul blog trovate la recensione di questi due mascara, così vedete anche per bene lo scovolino e anche appunto le foto sulle ciglia. Diciamo che questo qua, questo mascara, intanto ha lo scovolino molto classico, molto normale, ma abbastanza ciccione, quindi se non si sta attenti un po' si pastrocchia. E poi diciamo che metterlo o non metterlo, tutta questa differenza non la fa, quindi per questo motivo l'avevo un po' accantonato, quindi questo. L'altro mascara invece è questo qua di Alverde ed è quello che con lo scovolino in silicone che è mobile, non so se si riesce a vedere dalla fotocamera. Questo le allunga un po', quindi l'effetto, diciamo, rispetto all'altro si vede, però è nulla di che. Più che altro sono mascara che tendono un po' a sciogliersi con la minima goccia d'acqua o lacrimuccia o occhio lucido, per cui però sto cercando comunque di utilizzarli, mi sto veramente impegnando per applicare solamente questi. Ci riuscirò. Poi ho un blush che sta fortunatamente per finire. Ed è questo qua della Avril, anche di questo vi ho fatto un post sul blog. Come vedete c'è un bel buchetto, quindi insomma lo sto utilizzando quasi finito. Non mi piace semplicemente perché il colore che è, non lo so, comunque sul blog trovate scritto tutto, è talmente tanto chiaro che su di me non si vede. Non si vede proprio, quindi ne devo mettere tantissimo, 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 comunque non si vede, per cui lo boccio solo per questo, però poi in realtà come texture eccetera è un buon prodotto, ma si vede poco. Per questo motivo tendevo a non utilizzarlo, però anche questo, siccome è bio, vorrei finirlo nei tempi del suo pao, ecco, diciamo così. Quindi questo. Poi una matita occhi ed è questa qua di Benecos, il Natural Kajal. Questo qua mi piace molto, è una buonissima matita. È molto scrivente,
veramente tanto tanto scrivente, una classica matita nera, scrive molto bene anche all'interno dell'occhio. La utilizzo poco semplicemente perché ho tante matite nere aperte, quindi pescando a caso questa qua non so bene perché, ma rimane sempre lì. Quindi me la sono messa da parte nella scatolina per il progetto smaltimento e da qui in avanti utilizzerò solamente questa. Poi ho un correttore. Questo correttore mi era stato regalato da una mia amica ed è il correttore questo qua di Sephora, Clair Light, numero 13. Allora, anche questo ha un buchetto, se mi riesce aprirlo. Eccolo qua, non so se si può, se si può notare, comunque è abbastanza scavicchiato. Il problema di questo prodotto è che, a parte è un po' chiarino, anche per il mio contorno occhi, però può andare bene perché comunque lascia quell'effetto che può essere quell'effetto un po' luminoso, quindi ci può anche stare. Il fatto è che è un po' asciutto, si prende male e poi comunque è un tipo di pack che lo trovo un po' scomodo, non mi piace molto, però anche questo me lo sono messo da parte per utilizzarlo e infatti il buchetto si vede. Poi ho dei prodotti per le labbra. Ho un rossetto che è questo qua di Neobio ed è la colorazione 01 Elegant Red. È un colore molto molto bello, è un rossetto molto molto scrivente. Ecco qua, però è cremoso e è un colore molto strong, quindi non è che sborda e fa pasticci, però bisogna un po' starci attento. Non è quel rossetto che te lo metti e ti scordi di averlo. Bisogna starci attenti durante la serata. E per questo motivo lo accantonavo un pochino. L'ho utilizzato poco e anche perché comunque di questi colori ne ho un po'. Quindi diciamo che tra tutti quelli che ho, questo per via di questa cosa di starci attento me lo fa lasciare da parte. Invece l'ho tirato fuori e lo voglio riutilizzare perché ha un PAO di 12 mesi, altrimenti va a scadere. Visto che il colore è bellissimo e comunque anche come resa non è male, l'ho messo da parte. Gli altri prodotti, allora, sono delle matite per le labbra che utilizzo come rossetto. Sono tre matite di pastello labbra di Neve Cosmetics. E sono questa qua rosso che è teatro ed è proprio un rosso rosso. Poi c'è questa qua che invece è orchidea ed è tipo un malva. E poi ho questa qua che invece è vino. Ecco qua. E queste tre le voglio mettere appunto in uso perché, ops, perché ho paura di farle scadere. Non puzzano, però visto che sono naturali, preferisco non farle scadere. Poi ho sentito comunque tante persone dire che vanno a male facilmente tutto quanto. Io ce l'ho veramente da tanto tempo, hanno superato il PAO di gran lunga, però le sto comunque utilizzando, sono sempre buone. Tra l'altro, questa qua, questa rossa è quella più utilizzata. Già questa è molto utilizzata. Non ho una matita nuova per farvi vedere la differenza, però sono molto utilizzate. Però questa rossa un po' di più. In ogni caso, mi metterò d'impegno. Le altre tre matite si possono utilizzare come blush e come matite. Come blush, però, non è una tipologia che mi piace, per cui le sto utilizzando come matite. Sono queste tre di Puro Bio. Questa qua più scura è quella che ho utilizzato di più in assoluto. Anche qua, tante di voi mi hanno detto che sono matite che sono andate a male subito. Io ce l'ho da tantissimo tempo, hanno superato il PAO e non puzzano, però con la paura di farle andare a male, preferisco utilizzarli. Sono questa qua che è quella più scura. Eccola qua. Poi la via di mezzo, ve la faccio qua sotto, è qua. Ed infine c'è quella più chiara. Ora io non sto a mettere a fuoco in niente, comunque vi lascio giù nell'info box tutti i link dei post sul blog in modo che potete trovare gli swatch, i prezzi e tutto quanto nel dettaglio e appunto potete avere un'idea. Comunque i colori sono questi. L'ultimo prodotto è un campioncino che ho da un po' di tempo e non vorrei appunto farlo andare a male ed è la crema colorata anti-age di Dr. Tuffy, è questo campioncino qua. Quindi questi sono prodotti che ho inserito nel progetto smaltimento make up.
Fatemi sapere se è una tipologia di video che vi piace, io comunque vi terrò aggiornati sugli sviluppi appunto di questo smaltimento. Vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!